Le avevano preso tutto, l'autorità di sua madre, che giaceva inerte, legato al velo del cortile, i ricipioni di sua sorella, sparsi tra le luci di patate e il sangue che imbrattava il selciato. Le grida di sua madre, che si affievolivano alle sue spalle, a un passo che le separavano. Le avevano portato via anche la dignità, che le scivolava lacera ai rivoli rossi lungo le cosce nude, mentre senza respiro correva via dagli angoli che erano piombati all'improvviso in casa loro. Il corpo non le apparteneva più. La carne era ripida di morsi, bruciava le sete che le avevano spinto dentro con la forza. Il naso gocciolava sangue lungo ogni volta che si sentiva svenire. Non aveva tempo di pensare, solo l'istinto di sopravvivere. Se avesse saputo, se avesse avuto modo di realizzare ciò che le era accaduto, sarebbe rimasta a terra e avrebbe chiesto al cielo di chiuderle gli occhi per sempre. Invece si era alzata ed era fuggita, lontana da quelle mani che le avevano strappato di dosso i vestiti, dalle botte che le avevano fiancata fino a farle perdere ogni volontà. Faccia terrorizzata di sua sorella che veniva stuprata accanto a lei. Era scappata, senza pensare che dopo avrebbe preferito essere morta. Non aveva avuto il tempo di decidere con lucidità. I diavoli erano vicini, troppo vicini. Aveva le orecchie piene delle urla selvagge che levavano mentre finivano di massacrare la sua famiglia e non riusciva a strapparsi di dosso. Altre dei loro uomini, non importava quanto avesse voce, era come averli portati con sé. Lo sportello di ferro era apparso davanti all'improvviso, salvezza oppure morte certa. Non aveva neppure interrotto la vita, aveva afferrato la maniglia con le mani tremanti e tirato forte verso di sé. Un calore intenso le aveva investito in viso, un solo attimo di esitazione. Poi si era accucciata tra le panci di quella bocca nera per nascondersi.